Amici Sportacilometro Zero, ben ritrovate. Siamo con Ernesto Piomboni per parlare di due argomenti che possono interessare alle società dilettantistiche dal momento che siamo passati da una crisi sanitaria a una crisi economica e dove il calcio sicuramente farà fatica, specialmente il calcio dei dilettanti, farà fatica a ripartire. E vale a dire la possibilità di fare delle fusioni fra società limitrofe, quindi unire le forze e sfruttare più impianti sportivi per, come dire, favorire il calcio giovanile, e la seconda nel cercare di creare una public comp tipo Barcellona per, come dire, per sostituire gli sponsor, magari con l'aiuto dello Stato nel defiscalizzare le quote associative. Tanto Ernesto, ti ringrazio per la tua disponibilità e in questi giorni di quarantena dove tutti siamo bloccati in casa, ecco, tu come ti sei organizzato? Salve Antonio e saluti a tutti. Ma che ti devo dire? Niente di particolare. Per certi aspetti sto un po' apprezzando anche questo momento. Tante letture, un po' di scrittura, qualche telefonata con amici e parenti, più un appuntamento fisso giornaliero in video con mia figlia in Australia. Questa quarantena senza calcio ed avvenimenti sportivi, sembra mi abbia un po' liberato da questa dipendenza, forse perché non sono un grosso tifoso. Ma non ne sento assolutamente la mancanza, però la convinzione che non appena tutto ritornerà come prima, la passione per il calcio e lo sport in generale mi ricattorerà forte come se non più di prima. Il nostro argomento principale di questa nostra chiacchierata è sicuramente la possibilità di valutare fra le società dilettantistiche delle fusioni, insomma, per cercare di superare questo momento di crisi e quindi continuare a far calcio e sviluppare calcio giovanile, che è molto importante per i nostri ragazzi. Tu come la pensi? Il momento è sicuramente difficilissimo per tutti, lo è anche per le società calcistiche, come per tutte le società sportive dilettantistiche. La riflessione, devo dirti, è molto pertinente, difficilmente però penso ci possano essere fusioni. Gli impianti d'altra parte sono già super sfruttati, ce ne vorrebbero di nuovi. Quello che potrebbe essere fattibile è che le società trovassero un modo per collaborare, magari unendosi per poter avere più potere contrattuale, per l'acquisto dell'abbigliamento, del materiale tecnico, per la manutenzione dei campi, trasporti, eccetera. Una collaborazione più stretta potrebbe essere sviluppata per le scuole calcio. Si sa che gli istruttori, pur bravi che siano, hanno sempre grosse difficoltà con il tempo, fanno altri lavori. Per questo sarebbe ottimo che le società, con l'aiuto soprattutto della federazione, trovassero il modo per assumere insegnanti professionisti, istruttori professionisti, magari proprio federali, che possano svolgere giornalmente le loro lezioni alternandosi nelle varie società, sempre ovviamente in piena collaborazione con gli istruttori di ciascuna realtà, e così possano sviluppare programmi federali di crescita tecnica all'interno di ciascuna scuola calcio. E sulla possibilità di coinvolgere anche le famiglie dei propri tesserati con delle quote associative, magari defiscalizzate da parte dello Stato, può essere un'idea. Io non ho una grossa esperienza di come si gestisce una società sportiva dilettantistica. La poco che ho mi viene dalla vicinanza con l'Olmo Ponte, dove in realtà non ho mai collaborato in maniera diretta. In più, come sai, dall'ultima stagione la mia collaborazione si è ridotta ancora di più che altro come un amico, aiuto nell'organizzare gli eventi principali. Coinvolgere i genitori sarebbe auspicabile, ma da quello che ho visto non è molto facile. I genitori si prestano a dare una mano nel periodo che il proprio figlio fa attività, ma dopo difficilmente rimangono nella società. Le cose da fare, sai, sono tante e non è un impegno facile. L'impegno poi non è limitato al solo sabato e alla domenica, ma ci sono riunioni, c'è da programmare, c'è da decidere. Insomma, c'è da dedicare, di impegnare molto tempo di quello cosiddetto libero, e sì che le società avrebbero tanto bisogno di nuove risorse, non solo economiche, ma soprattutto umane. Piuttosto penso che le società sportive dovrebbero ottenere di più dalle federazioni per il grandissimo lavoro che fanno nella preparazione allo sport, che
e anche dallo Stato e dagli enti locali per ciò che fanno in ambito sociale. È inconcepibile che lo sport giovanile, il calcio in particolare, con tutti i soldi che circolano ai vertici del professionismo, viva e sia lasciato vivere solo per la passione di pochi volenterosi, dirigenti, istruttori o allenatori che siano. Naturalmente in questo momento i problemi sono ben altri. Noi dalla prossima settimana, dal 4 maggio probabilmente, inizierà il nostro D-Day, dove piano piano ci dovremmo riappropriare delle nostre vite, delle nostre abitudini, del nostro lavoro, della nostra quotidianità. Tu in che misura sei fiducioso in questa ripartenza? La stagione sportiva ormai è finita e non sarà molto agevole ripartire, soprattutto alla luce dei comportamenti che dovranno essere tenuti per contenere questo virus. Ovviamente sono saltati tutti i tornei post-campionato, che comunque un po' di linfa la portavano alle società. All'Olmo Ponte è saltata anche la decima edizione della Rezion Cup, un'edizione che sarebbe stata eccezionale per i programmi che stavamo portando avanti. Forse questo dal punto di vista economico per la società non è poi un grande danno. La Rezium è una manifestazione molto costosa che alla fine a malapena si ripaga i costi. Però dà immagine e prestigio all'Olmo Ponte e ad Arezzo, portando in città per più di 3 giorni più di 1 migliaio di persone. Quest'anno oltretutto sarebbero state di più perché le squadre, di squadre ne avremmo avute 8 in più, 24 invece di 16, impegnate poi dal venerdì alla domenica. La speranza per la Rezium è che il prossimo anno si possa organizzarla di nuovo con l'auspicio che i maggiorenti cittadini, enti locali e privati si rendano conto della sua importanza e possano dare un contributo fattivo. Credo che il problema più grande per ripartire la prossima stagione sarà dovuto inevitabilmente alla crisi economica, che questo periodo sicuramente si porterà dietro e che non potrà permettere a molte famiglie di poter iscrivere i bambini alle varie scuole o corsi sportivi. I costi ci sono e si sa che le famiglie, il lavoro, non sarà la situazione economica quella di prima, insomma, speriamo di no. La speranza è che lo Stato, fra tutti i provvedimenti presi e da prendere, non trascuri questo bisogno fondamentale per la crescita e la salute dei nostri giovani, che è lo sport. Sono però abbastanza ottimista per altri aspetti. L'ottimismo mi viene soprattutto dal conoscere la passione dei tanti dirigenti che con enormi sacrifici di tempo e di risorse si impegnano giornalmente per far sì che questo sport possa continuare ad essere praticato da tutti. Insomma, questa è l'ottimismo e la speranza più grande che io ho. Con questo, grazie, vi saluto tutti e speriamo di ritrovarci presto nei campi di gioco. Quest'ultima battuta di Ernesto Piomboni è davvero tutto per questa nostra intervista a distanza, nel pieno rispetto delle regole. Quindi ringrazio ancora una volta Ernesto Piomboni per la sua disponibilità verso Sport a chilometro zero e quanto ci hanno seguito fin qui. E non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Questa vittoria della Rezion Cup 2019. Sì, siamo molto contenti, è stata lunga e dura, siamo a fine stagione, i ragazzi erano un po' stanchi, abbiamo incontrato tanti avversari validi, soprattutto in finale col Bologna che ci ha messo in grave difficoltà, ma alla fine siamo riusciti a tenere la partita e ai rigori ci ha detto meglio a noi.